Benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa, la Chiesa nella Città. Questa settimana tratteremo di due temi diversi legati all'attualità che eh, ci paiono particolarmente significativi, altrettanti ospiti collegati via Skype. E allora passo subito a presentare il primo dei nostri ospiti, appunto, che è il professor Piercesare Rivoltella, che è docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore del Cremit, che è il centro di ricerca sull'educazione ai media, l'innovazione e alla tecnologia, autore di moltissimi saggi. Benvenuto professore. Buongiorno, grazie e un caro saluto a tutti. Il professor Rivolterla è un esperto della comunicazione, insegna didattica generale, didattica ed educazione mediale e tecnologie, dei new media, eh, anche ha fatto approfonditi studi su questo, eh, quindi è la persona che ci è parsa particolarmente adatta anche ad aiutarci, a comprendere eh, alcuni dei. Diciamo alcune delle indicazioni che sono venute dall'arcivescovo, in verità ovviamente non solo nell'ultima settimana, durante il triduo pasquale, poi la veglia di risurrezione del Signore, il pontificale di Pasqua. Ma eh, nel lungo periodo della pandemia, certamente puntando di più sugli ultimi interventi, oltretutto proprio eh, in questi giorni è apparsa una lunga intervista sul maggiore quotidiano italiano, Il Corriere della Sera, eh, dove Delpini parla proprio della città che è piena certo di solitudini, che ha sofferto, ma eh, auspica che si possa andare oltre e parlare d'altro rispetto alla pandemia. E allora, professore, si può parlare d'altro, si deve parlare d'altro. Ma direi proprio, direi proprio di sì, perché il, la pandemia rischia di diventare eh, altrimenti un'ossessione, un eh, rischia di, di costringerci eh, in una posizione dalla quale non si riescono a vedere, se non le nostre passioni tristi, cioè quelle che non ci consentono. Eh, di impadronirci del nostro futuro. E sono proprio quelle passioni su cui non si può intervenire, come diceva Spinoza e come Smith e Benassayag hanno ripreso. Ecco, io credo che abbiamo bisogno di, di fare un passo in avanti e di, e di scrollarci di dosso eh, tutta questa, questa retorica eh, senza futuro, eh, rimpadronendoci del futuro, ricominciando a parlare del, del futuro ricostruendo le condizioni di, di legame e, e di possibilità dentro la comunità per, per riappropriarci del futuro. E credo che sia importante per noi, ma soprattutto per le, per le nuove per le giovani generazioni, sì, per i sì. nostri ragazzi, assolutamente. Oltretutto ehm, questo vale per tutti, come abbiamo detto per i credenti siamo nel momento pasquale, tempo di risurrezione, tempo di un nuovo inizio e allora mi è parso importante proporvi questo stralcio di un'omelia dell'arcivescovo eh, che tratta proprio di questo, ovvero tutti coloro che si sentono oggi in pericolo nelle città e invece come si può guardare in modo diverso. Ascoltiamo. Considerano un pericolo abitare in città, preferiscono lavorare lontano, cercano rifugio nella solitudine, si sentono rassicurati se evitano gli incontri, il radunarsi della folla, stare insieme può essere pericoloso. Si prepara una festa per la città, c'è una folla che attende. Il giorno della festa c'è un canto che aspetta di essere cantato, un desiderio di corale esultanza che invoca di potersi esprimere, un grido che vorrebbe risuonare. Ecco, fin qui l'arcivescovo, abbiamo detto città pericolo per molti che così... Le vedono, ma anche città in cui si annuncia una festa. Qual è il grido, l'arcivescovo ha usato questo termine, ma insomma, qual è la parola che può segnare questo ritorno a una speranza diffusa? Ma la, la paura della città è, è una paura sovrastimata, sovrarappresentata. Da anni le ricerche ce lo dicono, noi. Adulti stimiamo il contesto urbano più pericoloso di quanto effettivamente non sia e questo va di pari passo con la preoccupazione forte, a volte troppo forte, troppo esagerata che abbiamo nei confronti della tutela delle, delle giovani generazioni, nella tutela dei ragazzi, dei, dei più piccoli. Ecco, io credo che, che la parola possa essere eh, responsabilità. Eh, abbiamo bisogno di, di ripartire dalla responsabilità, responsabilità nostra, ma anche responsabilità consegnata ai più piccoli. Hanno bisogno di, 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 di sapersi ritenuti responsabili dagli adulti. Eh, senza questa capacità di riconoscere la responsabilità ai ragazzi credo che ci sia anche caduta di qualsiasi relazione educativa. Perché l'educazione non si può costruire sulla paura, va costruita sulla capacità di rendere responsabili e poi di lasciare andare, eh, anche accettando di correre dei rischi, perché il rischio non, non può mai essere dissociato dall'impresa educativa. Ecco, però, credo che, che, che la parola della ripartenza da questo punto di vista possa veramente essere responsabilità, per noi. E per i nostri ragazzi ecco vediamo come l'arcivescovo spiega come si possa continuare e voler sperare oltretutto da un luogo simbolo vi abbiamo registrato gli auguri di pasqua per i nostri spettatori e si è voluti andare l'arcivescovo ha chiesto di tornare tra le guglie della madonnina dove in pieno primo lockdown nel marzo del 2020 aveva elevato quella preghiera alla Madonna con le parole che tutti conosciamo, mia bella Madonina. Ma ora un signor Delpini ci dice come sperare. Come si fa a continuare a sperare quando eh, tutto sembra contro di noi, quando le situazioni intorno a noi sono così deprimenti? Qual è il principio della resistenza? Forse uno può pensare che il principio della resistenza è la buona volontà e il principio della resistenza è la solidarietà con gli altri. Sì, questi sono effettivamente dei supporti importanti, ma io vorrei rivelarvi dove si fonda il principio della resistenza. Il principio della resistenza è nel cuore dell'uomo che sa di essere alla presenza del Signore. Forse è per questo che l'arcivescovo ha detto ci sono molti modi di vedere una grande metropoli come Milano, che non è certo monocolore, che non è certo eh, abitata da un solo umore, lui ha usato questi termini, e è lo sguardo eh, della Madonnina, cioè uno sguardo, diciamo così, di chi ci fa comprendere che eh, c'è qualcuno che ci vuole bene. Eh, anche per i non cristiani questo può essere immediatamente comprensibile. Un po' un modo di tradurre anche quell'idea della responsabilità che lei prima indicava. Cioè la responsabilità perché implica che la vita bisogna eh, che sia vissuta, che vale la pena viverla. Direi proprio di sì. Direi proprio di sì. Il principio della responsabilità. È... È l'opposto del principio della paura e allo stesso tempo il principio della responsabilità è, è alla base della, della resistenza, come dice eh, l'arcivescovo, e annoda un po' i fili della solidarietà anche perché eh, si è responsabili sempre per l'altro eh, e non soltanto per se stessi. E quindi il principio della responsabilità è un principio di apertura. È un principio che allarga i nostri orizzonti, è un principio inclusivo, tollerante, è un principio che ben si attaglia al volto di una metropoli multietnica, multiraziale, come spesso si dice aperta all'Europa, quale è Milano. Ed è, direi, un principio che ben si accorda anche con la lunga tradizione di ospitalità, di tolleranza e di capacità di Milano di integrare. Le differenze traducendoli in un valore. Ecco. Certamente questo mi permette di eh, entrare nel merito di un altro argomento che vorremmo toccare, cioè quello, lei prima ne ha accennato, dell'emergenza educativa. Non è solo questione di DAD, di didattica a distanza, è facilmente comprensibile. L'Arcivescovo ha detto più volte, è un'emergenza spirituale e ha parlato di strazio dell'impotenza di fronte al non poter qualche volta aiutare i nostri ragazzi. Allora ascoltiamolo ancora. Tanto si parla oggi dei ragazzi, della loro crisi, delle difficoltà che incontrano, questa costrizione a non andare a scuola, a non fare sport, a non frequentare gli oratori e alcuni dicono dobbiamo creare delle condizioni, dobbiamo favorire degli incontri, dobbiamo trovare attività alternative. Sì, tutto giusto. Però io dico bisogna che noi diciamo anche a questi ragazzi: "Guarda che il principio della resistenza è dentro di te, guarda che noi ci fidiamo di te e sappiamo che tu puoi distinguere il bene dal male". Ecco siamo ancora in tempo per dire tutto questo, per essere credibili come adulti? Eh, io credo proprio di sì, anche perché la credibilità dell'adulto, come lei eh, stava suggerendo, credo che sia oggi l'unica arma educativa in mano ad insegnanti e a genitori. Noi viviamo un tempo che, che ormai si è lasciato alle spalle il principio e il valore dell'autorità. Viviamo una società, in una società che è, che è orizzontale, come dicono i sociologi, e dentro questo tipo di contesto eh, non siamo più legittimati dai valori condivisi a livello sociale nella nostra asimmetria di adulti e quindi il fatto di essere significativi ce lo dobbiamo giocare sul campo. Ecco perché la credibilità diventa... Diventa fondamentale. Il Papa, eh, qualche anno fa, rivolgendosi ai, agli educatori, agli insegnanti eh, cattolici convenuti eh, a Roma per incontrarlo, eh, diceva che eh, i ragazzi hanno fiuto e quando il Papa diceva che i ragazzi hanno fiuto, sottolineava la loro straordinaria capacità di accorgersi se davanti a loro c'era un adulto significativo oppure no. E quindi eh, con i ragazzi non si può barare o siamo credibili e allora loro ci riterranno significativi e potremo costruire eh, su questo patto un discorso educativo serio o non ci riterranno significativi e se siamo poco credibili abbiamo veramente eh, finito di intervenire quindi la credibilità è, è assolutamente fondamentale credo che sia il punto di partenza il punto di avvio e il punto di di, snodo di qualsiasi possibile discorso educativo in questo tempo. Ecco, faccio riferimento a un suo articolo apparso sul suo blog dove lei giustamente dice eh, sembra che questo momento, una volta speriamo presto, superato eh, ci porti tutti a una sorta di immaginario palingenetico, cioè traduciamo una nuova ripresa quando si dice nulla sarà più come prima, saremo diversi, saremo migliori, saremo peggiori, insomma, ma essere realisti vuol dire forse anche rendersi conto che non può non esserci una continuità, certo eh, questa sarà una ferita eh, drammatica e insanabile per moltissimo tempo e ricordata come tale, ma non possiamo pensare ad un salto Epocale, così come non possiamo pensare a un salto generazionale, gli anziani stanno tutti male, i ragazzi, nessuno porta la mascherina, cioè, o ci si salva insieme, come dice il Papa, siamo tutti sulla stessa barca, o non funziona? È questa la logica? E assolutamente, ma soprattutto occorre renderci conto che il futuro dipende da noi, dipende dalle nostre scelte. Ecco, pensare che la palingenesi ci sarà, nostro malgrado e Che tutto ripartirà eh, indipendentemente da noi, ecco questo. Credo che sarebbe l'errore più, più clamoroso che noi potremmo fare. Ehm, il futuro potrà essere diverso, ma dipende da noi che lo sia, e quindi eh, occorre prepararlo già nelle, piccole, già nelle piccole scelte: già nelle piccole scelte che passano, eh, ad esempio, eh, dal, dal ritrovare il senso della comunità. Ecco, io sono. Abbastanza convinto eh, che il senso della comunità da questa emergenza sia stato fortemente minacciato, non soltanto perché ci siamo chiusi tutti in casa, ma anche perché, in buona sostanza, la paura è un sentimento profondamente egoistico: si ha paura per sé, e invece occorrerebbe eh, riguadagnare uno sguardo nei confronti dell'altro. Ecco, se ritroviamo il senso della comunità. Allora, potremo anche impadronirci del nostro futuro e allora pensarlo sì in maniera distesa e densa di speranza come un nuovo inizio. E allora, siccome coltiviamo speranza, vogliamo essere uomini e donne naturalmente. Per la speranza, ascoltiamo ancora l'Arcivescovo che ci dice inizia un anno di grazia. Diamo quindi inizio all'anno di grazia sia l'anno della consolazione, l'anno della guarigione, l'anno della lieta fortezza che accetta lo sfida, la sfida di rendere desiderabile il futuro. Ecco, mi piacerebbe concludere questo breve collegamento con lei dicendo quali sono alcune parole chiave di questa possibilità di desiderare il futuro. Avere buonsenso avere senso della comunità desiderare una ripartenza che sia tale e lei cosa aggiungerebbe ma io credo che lei abbia, abbia detto tutto forse aggiungerei consapevolezza eh, perché la consapevolezza è parente stretta del senso critico e credo che noi abbiamo bisogno di riappropriarci della verità delle cose in una società che spesso si affida a discorsi superficiali, emotivi e in fondo falsi. E quindi consapevolezza potrebbe essere l'altra parola chiave da, da aggiungere a quelle che lei già indicava. Benissimo, allora io ringrazio il professor Rivoltella di essere stato con noi, che lo ricordo è docente presso l'Università Cattolica di Didattica Generale e Didattica eh, ed Educazione, Mediale, Tecnologia e poi moltissimo alto direttore del Cremit, spero di averla magari in presenza prossimamente ad affrontare un altro dei temi che mi sta personalmente, ma insomma mi sembra fondamentale, eh, ripeto, mi sta molto a cuore, che è quello proprio della comunicazione con i numeri media, Cosa ne facciamo adesso che possiamo farne molto, ma come possiamo orientarci? Quindi, se è possibile la prenoto per una prossima volta. Con piacere, mi sento prenotato. Perfetto. La ringrazio, arrivederci. Arrivederci a tutti. E allora, siamo alla conclusione della prima parte del nostro programma, ma restate con noi come sempre, torniamo con un tema importante, la responsabilità dei cattolici e la politica. Ben ritrovati nei nostri studi. Ora, come avevamo detto, un altro collegamento via Skype è con noi, Don Walter Magnoni. Benvenuto, Don Magnoni. Beh, grazie, grazie, bentrovati. È responsabile del servizio per la pastorale sociale e il lavoro della Diocesi, Don Magnoni. Ecco, no, con lui vogliamo parlare di una iniziativa. Che ha promosso l'arcidiocesi di Milano. Sapete, in autunno si votano le elezioni amministrative, molto interessata la Lombardia, con ben 231 comuni che andranno al voto e andrà soprattutto il capoluogo Milano, ma anche altre realtà popolose, importanti, varese e ad esempio per quanto riguarda il territorio su cui insiste la nostra diocesi, cito solo in ordine sparso Ross, San Giuliano Milanese, Desio, Bustarsizio, Gallarate insomma sono veramente tanti i cittadini chiamati a confrontarsi con la politica? Certamente sono veramente un numero significativo se non altro perché Solo Milano aveva raggiunto prima del Covid 1.400.000 abitanti, quindi eh, capite bene quanto semplicemente le votazioni di una metropoli come quella eh, ambrosiana siano eh, significative. Ma i tanti altri comuni citati, in primis, Varese, Busto Arsizio, Gallarate, San Giuliano Ro cioè, sono tutte grandi città significative. E poi non e quindi... possiamo negarci che Milano. È Milano, insomma, e rappresenta tanto. Sì, rappresenta tanto perché comunque eh, resta sempre un laboratorio politico eh, quindi, eh, questo a livello nazionale è risaputo da tutti. Infatti, eh, diciamo eh, già si è incominciato a discutere eh, di elezioni, candidati, come è ovvio che sia, è anche giusto. Ecco, che cosa ha pensato la diocesi e di chi eh, e chi specificatamente si interessa degli aspetti sociali eh, all'interno dei nostri comparti, diciamo così, eh, della Chiesa Ambrosiana? Ma, ehm, la diocesi con, non, non è una novità, mh, è sempre attenta, eh, comunque a questi avvenimenti eh, non tanto perché vuole indicare eh, quale formazioni politiche i cattolici devono votare perché come sapete eh, questo poi è delegato alla coscienza di ciascuno ma vuole mettersi in dialogo con eh, coloro che poi si troveranno a governare mh, dicendo bene noi da cristiani eh, persone che sono dentro la città, eh, guardiamo a questa metropoli e mh, pensiamo che ci siano alcune cose, alcuni valori, alcuni suggerimenti ehm, che ci piacerebbe eh, portare a tutti coloro che si candidano eh, per eh, diventare gli amministratori di questa città. E allora, mh, nel concreto, con eh, le associazioni e i movimenti. Della nostra diocesi, associazione Movimenti Cattolici e Cristiani, ci siamo trovati, esiste un coordinamento, si è tematizzata la questione e si è anche deciso un metodo, un metodo che è già partito e che ha visto come prima fase anzitutto un ascolto. Eh, abbiamo incontrato su suggerimento di persone eh, aderenti all'associazione Movimenti Cattolici della nostra diocesi, eh, alcuni sindaci, alcuni amministratori e alcune figure eh, che hanno ruoli dentro la politica eh, per ascoltarli. Eh, quello che caratterizzava le persone che sono state scelte e che, pur appartenendo a schieramenti tra loro diversi, eh, si caratterizzavano per eh, una professione esplicita del cristianesimo. Quindi, cattolici che già sono impegnati in politica eh, a Milano, ma non solo, anche in altri comuni. E che noi abbiamo ascoltato. Ecco, poi... eh, eh, chiedo eh, chi partecipa a questo tavolo, a questo coordinamento? Eh, si è detto, lei ha detto, eh, gruppi, associazioni, articolazioni ecclesiali. Sì. Ecco, c'è già un'indicazione magari di eh, qualche grande associazione. Ma come potete immaginare eh, associazioni significative come l'Azione Cattolica, le Acli, Comunione e Liberazione, eh, piuttosto che i Focolarini, eh, CVX che rappresenta eh, tutto il mondo del legato ai Gesuiti, il rinnovamento dello Spirito, però sono, sono davvero tanti eh, i gruppi che che rappresentano una vivacità soprattutto storica eh, del cattolicesimo, il cattolicesimo eh, ambrosiano, ma italiano, ehm, si caratterizza proprio per eh, mh, il formarsi, eh, attraverso l'azione dello spirito, di gruppi che eh, sviluppano un carisma particolare, per cui eh, come sapete, le ACLI eh, nascono per essere accanto eh, ai lavoratori. sì ricordo eh, solo cosa vuol dire, cosa significa l'acronimo ACLI, se lo vuole, anzi, forse è meglio che lo dica lì. lei. Associazione Cristiana Lavoratori Italiani, eh, per cui eh, c'è là dentro, eh, ha dentro in, in, maniera, in maniera esplicita. Questo, questo aspetto, eh, per cui, di fatto, ogni associazione eh, porta dei rappresentanti, persone che vengono scelte dalle associazioni dai movimenti stessi e che eh, insieme dialogano e che cosa si sta facendo? Dopo questo ascolto che è stato fatto, abbiamo avuto due serate di ascolto eh, di diverse persone, molto interessante a mio avviso perché ci hanno aiutato anche a, a vedere la fatica oggi dell'amministrare, eh, cosa che peraltro io ero presente con l'arcivescovo a Monza eh, settimana scorsa. Eh, la settimana prima di Pasqua, precisamente il sabato prima di Pasqua, e ehm, abbiamo ascoltato anche dai sindaci eh, delle sette zone, dei sette decanati della zona di Monza, eh, proprio perché è un tempo difficile questo. Infatti. Certo. Eh, soprattutto a livello di amministrazione, quindi a livello locale, ehm, tante volte eh, coloro che si prendono l'impegno di servire la cittadinanza si trovano molto soggetti a critiche. Tra l'altro, poi... scusi se la interrompo, c'ero anch'io collegata eh, da remoto in quell'incontro davvero interessante, davvero bello. Con gli amministratori della zona pastorale Quinta, Monza, dove si è evidenziata una certa solitudine dei sindaci, loro lo hanno detto di loro stessi, rispetto naturalmente, si parla all'amministrazione centrale governativa. Ma se pensiamo anche a quello che è stato detto nell'incontro che si è svolto proprio la settimana scorsa, nella settimana di Pasqua, eh, con il Consiglio regionale, l'arcivescovo ha visitato il Consiglio regionale, eh, è stata sottolineata, evidenziata la necessità di tornare a partecipare anche come cattolici, vorrei dire soprattutto come cattolici portatori di vita buona, per usare un termine caro il cardinale Scola che iniziò quel coordinamento delle associazioni cui faceva accenno e cui fa accenno appunto Don Magnoni in vista del bene comune. Questo è lo scopo, non fare un documento, creare un documento alla fine. Certo, poi dopo potrebbe anche accadere che come esito di questo processo si arriverà magari anche a scrivere eh, qualche cosa, però l'esercizio importante... È un esercizio, uso una parola un po' abusata in questo tempo, ma che è reale: un esercizio di sinodalità, cioè dei cattolici eh, provenienti da esperienze diverse, associazioni e gruppi eh, che hanno peculiarità e sensibilità tra loro diverse, ma che trovano un'unità di intenti nel suggerire oggi a coloro che fanno politica alcuni passi, anche concreti. Per rendere più bella la città, per rendere migliore la polis, questo io penso che sia un po' l'intento di questo, di questo lavoro. Dall'altra parte ci si sta interrogando, ci si continua a interrogare anche su cosa vuol dire oggi preparare delle persone. Cattoliche che poi possono mettersi a servizio eh, all'interno del, delle amministrazioni eh, locali e questo è un, è un qualcosa che ci sta interpellando perché. Certo. Una delle cose che tutti comprendono è che non ci si improvvise in certi ruoli e in certe cose, e coloro che spesso si improvvisano eh, poi dopo fanno pagare le conseguenze ai cittadini. Perché... Tra l'altro, io avrei voluto proprio fare accenno anche ai corsi importanti alla formazione sociopolitica di cui lei è magna pars e anima, ma visto che ne ha già parlato lei, in conclusione, quando se si può dire, se si può. Sapere quando vi rincontrerete, ma adesso noi abbiamo il prossimo incontro sabato 16 aprile. Come socio politico, in realtà, nel senso che eh, avremo tra noi eh, venerdì 16 aprile, chiedo scusa, venerdì aprile eh, con Marco Balzano che è uno scrittore, ehm, un bravissimo scrittore e che ha scritto un libro per esempio dal titolo Le parole sono importanti e che ci aiuterà a riflettere su come eh, chi si vuole impegnare in politica deve avere più cura delle parole, meno slogan e più attenzione alle etimologie per... Eh, dire parole che poi possano realizzarsi, creare, poi io, eh, proprio possono diventare qualcosa, possono trasformare la realtà. Questo dovrebbe essere il grande compito eh, della politica. E invece in questo momento, eh, alcuni. Persone, tre persone in particolare che sono state delegate ehm, stanno provando a fare una sintesi eh, di questi incontri che abbiamo fatto per poi un rilancio plenario eh, con tutte le associazioni e i movimenti per vedere quali altri passi fare insieme in, in vista futuro. appunto delle prossime elezioni va bene fra l'altro quest'idea di lavorare sulle parole è proprio un compito secondo me contro quelle Parole urlate, quegli insulti continui. Portare vita buona si può fare anche con gesti semplici e tocca a noi tutti insieme, per usare il titolo del discorso, alla Città dell'Arcivescovo 2020. Allora, grazie a Don Walter Magnoni, responsabile del servizio per la pastorale sociale e il lavoro della Diocesi: in verità, molto di più, perché è fortissimamente impegnato nella formazione sociopolitica, un ruolo fondamentale. Grazie, Don Walter. Grazie a voi, eh, a grazie davvero di cuore, a presto. Bene, siamo giunti alla conclusione della seconda parte del nostro programma, ma tornate con noi, con, dopo un brevissimo momento di stacco, con quella che ci è sembrata quasi un'immagine emblematica, simbolica, plastica, ma molto reale della speranza di cui abbiamo parlato, la tradizio simboli. Ritrovati nei nostri studi. Adesso lo abbiamo detto: uno specialino, una sorta di piccolo speciale sulla tradizio Simboli 2021. Un segno di speranza, un segno di volontà di riprendere, di stare insieme con la forza dei giovani, con la forza dei catecumeni, coloro che hanno ricevuto e riceveranno nel periodo proprio legato alla Pasqua i sacramenti dell'iniziazione cristiana e allora il commento giornalistico ci è sembrato inutile. Immagini, musica, parole dal Duomo. Io sono Andri Tarellari, sono uno studente dell'Università Statale di Milano, e sono di origine albanese, vivo in Italia da quando avevo sette anni insieme alla mia famiglia, io e la mia famiglia siamo di tradizione musulmana, non praticanti, non ho mai avuto un rapporto particolare con la Chiesa, la fede in generale, se non che quando appunto mi sono iscritto alla Statale di Milano cinque anni fa, ho incontrato delle persone che poi sono diventati miei amici e attraverso i quali ho conosciuto la Chiesa, ho visto in loro una passione per le circostanze della vita quotidiana e sono rimasto affascinato da loro e gradualmente col tempo è nato il desiderio di chiedere il battesimo. il simbolo della fede. Che cos'è la fede? La fede che salva. È uno sguardo che riconosce la verità di Gesù. È uno sguardo che riconosce la mia verità, la verità di ciascuno. E questa è la verità. Io sono molto amato. Io desidero amare molto. Per i nostri eletti, il Signore Dio nostro, illumini i loro cuori, apra loro la porta della sua misericordia, perché mediante l'acqua del battesimo ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù, nostro Signore. Questa è la Tradizio Simboli, cerchiamo di tornare alla normalità. Tradizio Simboli vuol dire tradizione del simbolo della fede, cioè la consegna del simbolo della fede. Lo avete visto il credo ai giovani che erano in cattedrale e ai catecumeni, cioè coloro, l'ho detto prima, adulti che hanno ricevuto e che ricevono i sacramenti dell'iniziazione cristiana. 84 quest'anno nell'intera diocesi, di cui 38 erano in duomo, insomma germogli per una chiesa nuova, una vita nuova, un tempo di grazia. E con queste parole dell'arcivescovo, di cui mi sono appropriata, in verità, io vi saluto, vi ringrazio come sempre di essere stati con noi. Noi torniamo solita ora, solito giorno e poi le repliche e la Chiesa nella città oggi lunedì, martedì, mercoledì e le novità librarie il venerdì e in replica la domenica. Dopo la replica appunto di questa nostra puntata siamo tornati a parlare anche di libri e questa è una gran bella cosa, è un gran bel segno. Arrivederci, grazie, ciao.